Salve, come state? Oggi vediamo imperativo indiretto, né? Quando si usa con lei cortesia e facciamo alcuni esercizi. Vi ricordo che abbiamo già visto imperativo diretto, che è quando usiamo con tu, né? E oggi vediamo indiretto, che è quando si usa con questo lei cortesia. Mi chiamo Nalin, sono la vostra professoressa di italiano. Benvenuta, benvenuto. Qui abbiamo un dialogo tra un cliente e un funzionario, e loro sono in banca. Ok? Fate attenzione come si usano i verbi e anche altre cose di cortesia. Un giorno potrebbe aiutarmi? Certo, cosa posso fare? Vorrei prelevare un valore, però non so come si fa. Bene, venga con me che facciamo dal computer, va bene? Ma io vorrei imparare ad usare il bancomat. Ho capito, allora mi dia la sua carta. Ma vorrei fare proprio io dall'inizio. Certo, allora inserisca la sua carta qui nell'apposita fessura. Questa sua è con la S maiuscola, ok? Mi è passata. Inserisca il suo codice PIN. Adesso selezioni la voce. Prelievo e scelga il taglio di banconote che desidera, per esempio 50, 100, 200 euro. Adesso seleziona il tasto conferma. Lei desidera lo scontrino? Sì, per cortesia. Eccolo. Posso aiutarla in altro? No, grazie, per oggi era questo. Certo, arrivederla. Vedete che qua, non qua, mi dia la sua carta, la sua carta con la S maiuscola, anche qui ne inserisca la sua con la S maiuscola, non c'è, ma inserite lì la S maiuscola. Suo codice, anche se è, quando è le cortesie dobbiamo scrivere con la maiuscola, né? Aiutarla con la L maiuscola. Qui il cliente non sappiamo se è maschile o femminile, né? Se è una donna o un uomo, ma non importa. Il pronome diretto che corrisponde alla cortesia è la. Vedete che lui usa nel funzionario. Il funzionario usa mi dia, inserisca, selezioni, scelga, imperativo. Non è che per stare usando imperativo la persona sta essendo antipatica, ok? Imperativo non vuol dire antipatico o antipatica, non vuol dire che la persona è antipatico o antipatica, ok? In italiano noi usiamo imperativo per dire cosa la persona deve fare. Non è perché sto usando imperativo che sto essendo antipatica, che non sto, che sto essendo scortese. Ok? Anche perché il funzionario, per esempio, sta usando la cortesia nell'imperativo. Imperativo non vuol dire sto dando un ordine, ma questo non è scortese. Dare un ordine, dire indicare cosa la persona deve fare non è scortese. Ok? E usate imperativo quando dovete usare, non cercate di usare altre parole tipo ah, devi fare così, deve andare lì. No. Fai questo, vai lì, sai? Non avete paura di usare imperativo, perché imperativo in italiano non è come in portoghese che non usiamo perché se non sembra che siamo scortesi, antipatici. In italiano non c'è questo, ok? Vediamo la coniugazione dei verbi all'imperativo indiretto. Qui vedete che c'è un lei, che è questo lei cortesia, né? Sapete già. Vuoi di nuovo perché? Perché vuoi può essere usato tanto formalmente quanto informalmente, certo? Qui c'è un loro con asterisco. Loro molto tempo fa si usava quando parlavamo con un gruppo di persone. Invece di usare voi si usava loro. Ma adesso non si usa più. Ho messo qua a livello di curiosità, né?
per sapere se leggete un libro di letteratura o qualcosa del genere, potete cercare, trovare, perché può essere che ci sia lì in questo libro, ok? Ma adesso non è più usato. Neanche nei contesti tipo molto formali non si usa loro, adesso si usa voi. Vediamo la coniugazione. Scusate, ma io sono. Senza voce oggi. Parlare. Lei parli, voi parlate e questo loro sarebbero parlano. Vedete che a partire da qui non ha messo loro perché non si usa, ok? Quindi non ha messo. Leggere. Lei lega, voi leggete. Vedete che lega è la stessa coniugazione di congiuntivo presente, giusto? Quindi fate attenzione nel parli, congiuntivo presente, che tu parli, che lei parli, che lei lega, né? Congiuntivo presente, quindi imperativo indiretto nel lei si coniuga uguale al presente del congiuntivo, solo nel lei. Nel voi si usa presente indicativo in quasi tutti i verbi, vediamo che in alcuni no. Partire, lei parta, voi partite. Finire, né? Lei finisca, ricordate che con finire, costruire, capire, c'è questo ISC, né, che dobbiamo mettere, finisca, finite, sempre ricordando voi è coniugato nell'indicativo presente. Andare, vada, congiuntivo presente, nella stessa coniugazione, e andate, voi andate, presente indicativo, né? Vedete che imperativo si divide un po' la coniugazione, né? Dare, lei dia, voi date, fare, lei faccia, voi fate. Vedete? Stare, stia, state, dire, dica, dite, bere, beva, bevete, venire, venga, venite. Attenzione. Sapere, sappia, sappiate. Non è sapete come indicativo presente. Alcuni verbi non si coniugano voi all'imperativo indiretto come indicativo presente, ok? Alcuni no, sono pochi. E si coniugano come congiuntivo presente, tipo avere, abbia, abbiate. Sia, siate. Certo, con negativo, nella forma negativa dell'imperativo indiretto. Ricordate che imperativo diretto, tu, noi diciamo nella negativa non parlare, non leggere, non partire. Con imperativo indiretto, no, coniughiamo normale. Se l'affermativo è parla, la negativa è non parla. Voi non parlate. Non lega, non leggete. Non parta, non partite. Non finisca, non finite. Non vada, non andate. Non dia, non date. Non faccia, non fate. Non stia, non istate. Non dica, non dite. Non beva, non bevete. Non venga, non venite. Non sappia, non sappia, non sappiate. Non abbia, non abbiate. Non sia, non siate. Certo, qui ho messo altri esempi.
che voi potete usare nei vostri viaggi o infine, né, per chiedere informazioni, dare informazioni. Scusi, scusi è imperativo indiretto, ok? Scusi, come faccio per arrivare in Piazza Navona? Allora, prenda questa via, vada sempre dritto per 100 metri, dopo giri a destra e dopo giri a sinistra. Grazie. Di niente, di nulla, prego. Solo per ricordare alcuni saluti. Scusi, mi aiuti per cortesia? Sì, cosa vuole? Porti queste scatole nell'altra stanza e dopo torni qua che te le do altre. Va bene? Sì, certo. Qui è il lavoro, no? Per cortesia, dica a lui che non lo capisco, non parlo bene inglese. Per favore, non parli qui, faccia silenzio. Grazie. Signor o signora, venga qua che l'aiuto. Mi dica dove posso trovare questo dolce, per cortesia. Scusi, a che ora parte il treno per Perugia? Alle 9:22 dal binario 2. E dov'è la biglietteria per acquistare il biglietto? Entri in quella seconda porta, a sinistra gliela trova. Grazie mille. Prego. Qui abbiamo alcuni esercizi. Ma questi esercizi è tipo un dialogo, ok? Che ho preso del libro I verbi italiani. Però il dialogo ho cambiato alcune cose. Certo, è adatto, non è intero 100%, ma non è un dialogo creato da me. Allora ho messo lì da dove ho preso, ok? Quindi ho preso dal libro che si chiama I verbi italiani. Nel contesto siamo in ufficio, ok? Carla, sentite, sa come si usa Outlook, il programma per la posta elettronica? Devo mandare delle mail ai clienti, come si fa? È facile, aprire l'applicazione e selezionare il nuovo messaggio dal menu. Carla, senta, sa come si usa Outlook? Il programma per la posta elettronica? Devo mandare delle mail ai clienti. Come si fa? È facile. Apra l'applicazione e selezioni nuovo messaggio dal menu. Ricordando che in ufficio si può usare le cortesia o tu se la persona ha già dato, come posso dire, il permesso per usare tu con lei, né? Può essere che la persona non voglia dare del tu, quindi dovete usare le cortesie. Mettere l'indirizzo del destinatario in alto e poi scrivere il messaggio che vuole inviare. Dopo, premere invia. A questo punto il suo messaggio va nella cartella posta in uscita, va bene? Metta l'indirizzo del destinatario in alto e poi iscriva il messaggio che vuole inviare. Dopo premi invia. A questo punto il suo messaggio va nella cartella posta in uscita. Va bene? Sì, fin qui ho capito. Adesso per rispedirlo, cliccare sull'icona invia e ricevi. Inserire la sua password e schiacciare invio. Per vedere se il suo messaggio è stato inviato, guardare se è nella cartella posta inviata. Adesso, per rispedirlo, clicchi sull'icona invia e ricevi. Inserisca la sua password e schiacci invio. Per vedere se il suo messaggio è stato inviato, guardi se è nella cartella posta inviata. Grazie mille. Adesso faccio una prova. Posso usare questo computer? Certo, qualsiasi dubbio mi chiamare. Grazie di nuovo.
Certo, qualsiasi dubbio mi chiami. Ok? Perché è importante sapere imperativo non solo per dare indicazioni, ma se voi siete, non dico in ufficio, ma all'albergo, al ristorante o a qualsiasi parte, voi chiamate qualcuno, chiedete aiuto, la persona dà delle indicazioni, voi dovete sapere né alcune parole come queste qua che abbiamo visto, né? Mettere, scrivere, premere che è apertare il bottone, né? Cliccare è também apertare il bottone, schiacciare também apertare il bottone ou né? Cliccare no bottone. Então temos várias. Scusate, stavo parlando in portoghese. Abbiamo diverse parole, né? Con lo stesso significato che penso che siano importanti sapere. Se siamo in un albergo, in un posto, non so, all'aeroporto, la persona vi dà questi verbi, né? E è interessante sapere cosa significano. Dopo siamo in albergo, anche qua un dialogo adatto di questo libro che si chiama Verbi Italiani, ok? Abbiamo fatto un'adattazione. Non ho scritto di nuovo 100%, ma ho preso l'idea e alcune frasi da questo libro. Buongiorno, chiamo dalla camera 27. Potrebbe dirmi come si spegne l'aria condizionata? Sì, certo, signora. Girare la manopola verso destra e la mettere sullo 0. Poi premere il bottone rosso a sinistra. Fate attenzione perché anche questo dialogo vi può aiutare. Buongiorno, chiamo dalla camera 27. Potrebbe dirmi come si spegne l'aria condizionata? Sì, certo, signora. Girare la manopola verso destra e la mettere sullo 0, poi premere il bottone rosso a sinistra. Sì, certo, signora. Giri la manopola verso destra e la metta sullo 0, sul numero 0, ok? Poi premi il bottone rosso a sinistra. Grazie, mi scusare, posso farle un'altra domanda? Certo, mi dire, è possibile fare chiamate esterne da questo telefono? Sì, ma prima di fare il numero, digitare il codice 014 o 014. Molte grazie, arrivederla. Prego, arrivederla. Grazie. Mi scusi, posso farle un'altra domanda? Certo, mi dica. È possibile fare chiamate esterne da questo telefono? Sì, ma prima di fare il numero digiti il codice 014. Molte grazie, arrivederla. Prego, arrivederla. Qui abbiamo alcuni esempi, se avete anche con tutti questi esempi, se avete domande, dubbi, potete inviarmi un messaggio sul mio Instagram, Italiano a tutti. Che io avrò molto piacere di aiutarvi, di spiegare di nuovo qualsiasi cosa che voi non avete capito. Certo, buoni studi e ci vediamo nella prossima lezione.